Valpadura perché si inaugura la prima biblioteca dei comuni dei Monti Dao in quest'area del territorio, l'area settentrionale dei Monti Dao. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti, siete tanti che dovete parlare oggi qui al tavolo dei lavori, quindi io vi prego di non andare oltre i 5 minuti, altrimenti faremo tanto tardi e non è giusto, visto oggi un sabato. Sindaco Paolo De Martinis, a lei l'onore di aprire i lavori con un saluto a questa bellissima gente. Per me oggi è una giornata emozionante, prima lo dicevo con l'ingegner Lembo perché voglio ringraziare tutti i presenti e i colleghi sindaci, amici sindaci, amici di percorso, perché condividiamo insieme tante emozioni e difficoltà, soprattutto negli ultimi giorni, negli ultimi periodi. Pertanto anche la comunità di San Marco è vicina alla comunità di Carlatino per quello che è successo un bel giorno fa. Volevo salutare le autorità e il consigliere regionale, alla dottoressa Pellegrino, l'onorevole europarlamentare, il nostro amico Mario, e tutti i presenti, forse dimentico qualcuno per l'emozione. Scusa, perché non avevo lì. Direttore del turismo della Regione Puglia. Scusate se dimentico quei titoli, io sono uno alla mano, mi conoscete tutti. Volevo dire emozionato perché vedere adesso, io stavo guardando gli ultimi ritocchi, per dire il tendaggio della struttura, perché lo ricordavo spoglio l'ultima volta che siamo venuti a fare sopralluogo. Ieri sera pensavo, la nave è arrivata in un altro porto, il nostro nave da crociera, io parlo amministrativamente, abbiamo attraccato vicino a un altro porto. Questo porto è uno dei porti più importanti che abbiamo raggiunto nell'ultimo periodo, che questo è il porto dove noi inseriremo la logistica e le infrastrutture per dare il volano e il rilancio del nostro territorio, ma non solo di San Marco, dell'area dei Monti Dauni. Molti colleghi non conoscevano neanche questa realtà, diciamo che avevamo questo palazzo ducale perché era dalle foto che avevamo visto all'inizio quando abbiamo presentato il primo progetto 5 anni fa, dove dobbiamo ringraziare la dottoressa Pellegrino, che io quel giorno in regione sono entrato dalla porta dove la dottoressa non conosceva San Marco la Capua. Ho detto: ma siamo in Puglia o siete in un'altra regione? Ho detto: no, veramente siamo pugliesi, l'ultimo paese. La dottoressa è andata insieme al direttore a vedere se avevamo dei finanziamenti in corso. San Marco negli ultimi 40 anni non ha mai ricevuto finanziamenti per i beni culturali. Questo è il risultato di un intenso interfaccio, un intenso lavoro fatto con la regione. La prima parte siamo arrivati al capolinea, manca tutto il resto che in parte è già in corso d'opera e in parte bisogna poi di nuovo sederci a tavolino e concludere tutte le opere, ma poi nello specifico c'è la parte tecnica che ci illustrerà tutti i dettagli. Io chiudo perché ho tante cose da dire, semmai poi nel frattempo si raffredda l'emozione e così posso concludere. Poi un ringraziamento agli amministratori di San Marco, in particolare in questo momento al vice sindaco che si mette sempre di nascosto, no? Ma lei è stata la marescialla organizzativa diciamo per la logia, perché sembra, dice, apriamo le porte, ci mangiamo il pasticcino, apriamo tutto a posto. Come si chiama la marescialla? Dina Cilfone. Donata Maria Cilfone e poi il nostro caro amico Leonardo, che insieme a lui che ha preso in gestione, siamo riusciti a dare, perché queste opere se non vengono gestite da società e da cooperative che hanno competenze in materia, perché questa non è una biblioteca pubblica dove noi assumiamo 10 bibliotecai come si faceva negli anni 80 e li mettiamo qua a muffire insieme ai libri. Qui c'è bisogno, devo esprimere la mia
personalità, perché se no non è, perché se no, questa non è un'opera pubblica dove si assumono dipendenti pubblici, mettiamo in chiaro, perché qua già c'è stata una diatriba, già mi sono vinto dei bibliotecari, non si assumono in regione, li assumiamo a San Marco, ma noi non possiamo assumere neanche più quello che mette i chiodi vicino ai muri, no? Come comunque. Diciamo, se non ci sono queste competenze e queste peculiarità a livello non solo regionale, locale, ma a livello nazionale, questi contenitori sono vuoti e muoiono già domani mattina quando noi andiamo via dopo l'inaugurazione. Ecco perché il percorso fatto intercomunale con gli altri comuni, con la regione, provincia e via dicendo, università, saluto i rappresentanti, no, dell'università, perché qua a proposito l'università di Foggia, che dovrebbe essere, non ha sottoscritto il progetto, si ricorda, dottoressa Pellegrini, che è una cosa grave, però l'ha fatta la biblioteca provinciale, che ci abbiamo i rappresentanti, c'è la direttrice, che saluto, ringrazio l'impresa che ha fatto i lavori e che ha realizzato questo, che non è stato semplice fare questi lavori, che poi spiegheranno nel dettaglio i tecnici. Allora io adesso finisco di parlare, passo la parola, c'è anche il responsabile dell'ufficio tecnico, nascosto ma c'è, è arrivato. Grazie a tutti, buon proseguimento, poi ci sentiamo alla fine, giusto per un saluto finale, grazie. Sindaco, lei è sempre il padrone di casa, quindi può intervenire ogni qualvolta vuole, però come dicevamo prima c'è un parterre davvero unico oggi qui e dobbiamo dare spazio anche a tutti gli altri. C'è tanta Regione Puglia, dal dottor Patruno alla dottoressa Pellegrini, il consigliere regionale Clemente, ci sono tanti sindaci del comprensorio, ne vedo diversi, il sindaco di Bovino, il sindaco di Casalnuovo Monterotaro, di Casalvecchio di Puglia, di Celenza Valfortore, di Casalantino, non so se dimentico qualche altro, no, Pietramonte Corvino non l'ho dimenticato perché lo sto per chiamare, a Raimondo Giallella, sindaco di Pietramonte Corvino, ma che oggi rappresenta tutti i sindaci dei Monti Dauni in quanto coordinatore di area interna Monti Dauni. Dottor Giallella, prego. Raimondo Giallella, per un saluto. Sì, grazie, un brevissimo saluto. Innanzitutto un ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale per aver invitato il GAL Meridaunia, che in questo caso non si è occupato di biblioteca di comunità, ci siamo occupati invece della rigenerazione urbana che ha coinvolto il castello qui di San Marco. È sempre bello essere qui a San Marco, basta guardarsi intorno e tutto ci affascina, poi la presenza del sindaco diventa tutto spumeggiante, effervescente, e quindi è bello essere qui. Saluto anch'io le autorità presenti, il Sergio Clemente, consigliere regionale, la dottoressa Silvia Pellegrini, che si è molto occupata e impegnata di questo progetto, l'onorevole Mario Furore e il capo dipartimento al turismo Aldo Patruno. Un caloroso saluto ai sindaci, parlare di comunità riecheggia spesso, comunità anche energetiche, cooperative di comunità, il senso di fare comunità. È un destino segnato quello dei Monti Dauni, fare sempre più comunità, e in questo caso è un esempio ancora più valido perché è una comunità di comuni che hanno scelto questo strumento dove la Regione Puglia ha fortemente evoluto nei Monti Dauni per immaginare un futuro dove tutti insieme possiamo discutere, collaborare e immaginare un futuro insieme, partendo proprio dalla comunità, dalle origini, dai nostri giovani, dalla formazione, dalla discussione e dal coinvolgimento del territorio. Grazie, buon lavoro e buon proseguimento. Rappresentati tutti i sindaci da Raimondo Giallella, che è il coordinatore di SNAI Monti Dauni. Prego Giallella. Buongiorno a tutti. Che dire, intanto Paolo De Martinis per me è un fratello, quindi ve lo dico, casomai, come dire, uno, se uno gli vuole fare torto, anche se ha torto, per me, insomma, io prenderò le sue difese, per una serie di ragioni che non sto qui a raccontarvi, ma un po' come tutti i sindaci che sono presenti, e la presenza massiccia dei colleghi sindaci dei Monti Dauni sta a testimoniare il fatto che i sindaci
le amministrazioni e lo sforzo che dovremo fare con le comunità sono vicine, vogliono, come dire, invertire la rotta, stanno lavorando per farlo, e questo intervento che stiamo per presentare credo che sia uno degli interventi più belli che sia stato fatto sui Monti Down, grazie al lavoro anche dei tecnici. Non sto a ringraziare tutti perché magari potrei dimenticare tutti quelli che hanno lavorato a questo intervento, sapendo, e dobbiamo essere consapevoli, che ad esempio, no, Cicerone diceva, Aldo ti saluto, ti dice, va su cose pesanti, però Cicerone diceva cose semplici, diceva che per vivere bene basta un orto, un giardino e un libro. Noi questi tre elementi ce li abbiamo tutti e tre, quindi possiamo vivere serenamente per i prossimi anni, sapendo che queste cose però devono essere veicolate a chi viene sui Monti Down, veicolate a chi non conosce i Monti Down, sapendo che queste informazioni i prossimi anni dovranno essere rimbalzate, e tutti quanti dobbiamo essere consapevoli che qui si può costruire un modello nuovo di vita, un modello di vita più sostenibile, e che concilia soprattutto, anche a causa di quello che è accaduto con il Covid, che concilia con i nuovi modelli di vita che invece dovremmo costruire. E questo lo potremmo fare soltanto, e io li ringrazio, se la Regione Puglia dal canto suo ci mette una mano in più, cosa che l'altro giorno abbiamo ascoltato già nel comitato di sorveglianza, con qualche correzione che dovremo apportare, ma credo che queste cose si faranno. Se i consiglieri, se i dirigenti, se gli europarlamentari, che saluto e sono sempre vicini alle nostre comunità, ci danno una mano, ma chi è attore protagonista dei prossimi anni siete tutti quanti voi, che vi ringraziamo per la presenza di oggi. Grazie e buon proseguimento. Grazie, complimenti anche a lei, Giallella, per la sintesi. Il progetto della biblioteca di comunità dei Monti Down è stato firmato dai comuni di San Marco Lacatola, Biccari, Bovino, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Eccellenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Voltura d'Appula e Volturino. Ma di questo ne parleremo dopo i saluti istituzionali. Sergio Clemente, consigliere regionale, anche a lei la stessa raccomandazione di essere breve. Fatto dall'amministrazione comunale di San Marco, che saluto nella persona del sindaco e del vice sindaco Dina Cilfone, e per me è una grande emozione, diciamo, quella di condividere con voi questo momento, un momento significativo, pregnante per le nostre comunità, perché anche le mie origini sono dei Monti Dauni, io papà di Volturino e mamma di Deliceto. Quindi conosco queste realtà, le difficoltà che vivono queste realtà e la necessità di dare uno slancio diverso. Venendo qui mi sono così un po' ricordato come ho vissuto io i tempi delle biblioteche. Erano altri tempi, erano tempi diversi, non c'era internet, non c'erano le mail, noi le ricerche, le fonti, dovevamo perdere giornate nelle biblioteche, nello studio, nella necessità anche di catapultarci in realtà significative come poteva essere quella della Magna Capitanata, e saluto, ne approfitto per salutare la direttrice Berardi, che conosco da tantissimi anni, conosco il suo impegno per queste nostre realtà bibliotecarie. E ritengo che questa iniziativa è un'iniziativa significativa perché ci proietta in una realtà diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto noi. Ai tempi nostri non c'era la possibilità di collegarci con le reti, avevamo il tempo per dedicarci forse alla socialità che offriva la biblioteca. La biblioteca credo che sia questo il secondo aspetto che possiamo noi cogliere come Monti Dauni, cioè è impensabile immaginare una biblioteca solo come deposito di libri, come possibilità per consultare i libri e quindi per approfondire, mentre oggi abbiamo la possibilità di immaginare una biblioteca di comunità, c'è un momento di confronto come quello di oggi, di sintesi, di anche prospettare attraverso la biblioteca di comunità un'ipotesi di sviluppo, di leva per le nostre comunità. Quindi su questa cosa
do la mia disponibilità e porto il saluto della Presidenza del Consiglio, della Capone, del Presidente Emiliano, saluto i nostri dirigenti Aldo Patruno e Silvia Pellegrino, saluto il parlamentare Mario Furore e tutti i sindaci, tutte le autorità oggi presenti. Noi dobbiamo cogliere questa come opportunità, un'opportunità di crescita, perché la socialità che può offrire questa occasione può diventare una leva. E vi do qualche suggerimento. Ho portato un dono, perché la mia dirigente Silvia Pellegrini del territorio ha detto non presentarti senza un dono. E vi ho portato un'opera d'arte che è stata finanziata dalla Regione, una raccolta, diciamo, tre autori, tre professori delle accademie di Foggia, Bari e Lecce hanno messo a disposizione il proprio patrimonio fotografico. Noi come Regione l'abbiamo raccolto e su questa iniziativa avvieremo una mostra con tutte le bellezze della Puglia e che, diciamo, saremo ben lieti se dall'amministrazione comunale se desse la disponibilità a ricevere questa mostra. E quindi questo può essere un primo lancio del territorio, perché potrebbe essere un elemento aggregante per tutte le nostre comunità. L'altro suggerimento che mi sento di dare è quello: noi come Regione finanziamo, spesso compriamo libri di autori, non dico minori, di autori meno conosciuti. Questa può essere l'occasione per un dibattito, per far conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni. Ci sono tanti autori locali che in queste biblioteche di comunità possono esprimere la loro, diciamo, la loro cultura, la loro preparazione, possono esternare alle nuove generazioni le loro realtà, le loro conoscenze. Quindi questo, diciamo, deve essere la biblioteca di comunità. Non si può immaginare una biblioteca che raccolga, diciamo, nel classico metodo, diciamo, dei libri, della consultazione dei libri. Deve essere un momento di socialità, un momento di aggregazione, un momento di rilancio per il nostro territorio. Grazie. Grazie Clemente, poi l'omaggio lo consegniamo al sindaco, anzi lo facciamo subito. Grazie per questo omaggio della Regione Puglia. Chiudiamo il giro di saluti istituzionali con l'europarlamentare Mario Furore, sempre vicino al territorio dei Monti Dauni. Buongiorno a tutti, io ringrazio tutti voi e vi saluto. È davvero un piacere essere qui, perché questa di oggi è la dimostrazione plastica di come vengono spesi bene i fondi europei. Quando mi chiedono cosa fate voi in Europa, ecco, noi dall'assù determiniamo quella che poi è nel settennato che va speso tra i ministeri e le regioni, quelli che sono i fondi che danno vita a questo tipo di avvisi. Era il 2016, io lavoravo all'epoca in consiglio regionale, mi ricordo benissimo, era dicembre 2016, mi sentivo allora con Silvia Pellegrini, perché io lavoravo con Rosa Barone in consiglio regionale, e mi ricordo di come nacque questa idea e di come con Silvia parlavamo proprio di spingere i comuni a partecipare a questo tipo di bando, che avrebbero dato un valore al patrimonio culturale della nostra regione e avrebbero spinto, diciamo, questi luoghi per fare poi attività culturale. E quindi è davvero bello vedere come negli anni, perché parliamo del 2016, poi mi ricordo che il bando passò l'anno, l'avviso passò l'anno dopo, le prime firme arrivarono nel 2018. È un esempio davvero pratico di come possono essere spesi bene i fondi europei. Io che sono a Bruxelles, quando mi parlano della Puglia, io sono orgoglioso di vedere di come in Puglia vengono spesi bene questi fondi, di come poi vengono realizzate nelle nostre comunità, anche perché in tutto il lavoro di programmazione che noi facciamo a monte, è chiaro che io da europarlamentare del sud, ma soprattutto da europarlamentare di questa terra di Capitanata, dove siamo due volte sud, perché noi come obiettivo convergenza dobbiamo recuperare due velocità, siamo al sud del nostro, della nostra Europa e al sud del nostro paese. Qui siamo tra l'altro in un'area interna, quindi a questo l'Europa si sta muovendo per dedicare ancora più fondi, per recuperare quel gap tra le zone poi più avvantaggiate d'Europa. E quindi è davvero bello vedere oggi come la Regione,
come il Comune abbiano saputo davvero programmare e realizzare. Questo chiaramente è un punto di partenza, Sindaco, perché poi è chiaro, qui voi siete andati a finanziare un tipo di infrastruttura, ma ci sono tanti altri fondi europei che nel tempo si possono accaparrare per finanziare e porre in essere altri tipi di attività, ed è quello che vi auguro. Io vi sarò vicino anche nel guidarvi. Una delegazione di San Marco Lacatola è stata con me a Bruxelles. Spero di ospitare tante altre delegazioni di altri paesi, perché è importante poi fare rete, perché poi il fine principale è quello di rendere fruibili dei servizi per i cittadini, ed è quello il fine che poi accomuna tutti noi che facciamo politica e, o chi ha ruoli amministrativi. Vi ringrazio e sono qui, rimango con voi. Grazie onorevole Furore. Prima di passare agli interventi tecnici chiamo velocemente Nicoletta Rampino della Casa per la Vita Brecciolosa, una casa famiglia che opera qui a San Marco Lacatola, che vuole donare qualcosa al sindaco, alla biblioteca di comunità. Prego Nicoletta. Grazie. Allora, complimenti e congratulazioni vivissime per aver realizzato un progetto ambizioso come questo in una piccola realtà. Che sia la partenza di un percorso duraturo. In bocca al lupo dagli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa. Volevo aggiungere che noi due, io sono Lucia Diomede e Nicoletta Rambino, facciamo parte del gruppo lettura di Casa Brecciolosa. Grazie Sindaco, davvero orgoglioso di avere questa casa famiglia qui. Sono emozionata ancora di più perché la casa famiglia che abbiamo qui è stato il primo porto che abbiamo realizzato, cioè il cantiere dove abbiamo costruito la nave da crociera, dove mano a mano stiamo attraccando sui vari porti. Io sono onorato e vi sono sempre vicino, e un bacione e un abbraccio a tutti. Grazie agli amici della Casa per la Vita Brecciolosa, questa casa famiglia che opera a San Marco Lacatola. Bene, entriamo nel vivo dell'inaugurazione di questa biblioteca di comunità che nasce all'interno di un complesso molto più ampio, che è quello del Palazzo Ducale. Io devo fare i complimenti a lei Sindaco, ma anche a chi ci ha lavorato, perché in 4 anni, tenendo conto che 2 anni siamo stati fermi per la pandemia, siete stati davvero veloci a realizzare tutto questo che oggi stiamo vedendo ed inaugurando. Ma un excursus sui lavori e sulla progettualità della biblioteca di comunità e dell'intero complesso di Palazzo Ducale ce lo fa l'ingegner Antonio Lembo. Salve ingegnere, a lei. No, può usare quello. Allora, buongiorno a tutti. Io ho preso qualche appunto perché sono meno politico degli altri. Allora, un caloroso saluto a tutti i presenti, all'amministrazione comunale, al sindaco Paolo De Martinis, alle autorità civili, ai funzionari regionali e ai sindaci dei vari comuni che oggi ci onorano della loro presenza, intervenendo a questa cerimonia di inaugurazione della biblioteca di comunità. Biblioteca che è stata allestita all'interno del Palazzo Ducale di San Marco Lacatola, recentemente sottoposto a massicci interventi di restauro, che oggi torna a risplendere come in passato. Un saluto doveroso e sentito va ai miei colleghi di lavoro, ma soprattutto amici, a cui va tutta la mia stima e gratitudine, all'architetto Stefano Serpenti di Bari e all'ingegner Ferrandino di Foggia, che con le loro enorme professionalità ed esperienza hanno contribuito a realizzare questo sogno, e naturalmente anche al responsabile dell'ufficio tecnico, il geometra Walter Pellegrino. Un plauso particolare va anche all'impresa appaltatrice Picciuto per aver impegnato le proprie migliori maestranze nella realizzazione di quest'opera. Questo è stato il più bel cantiere che abbia avuto l'onore di seguire. Straordinario, semplicemente straordinario. Per questo dobbiamo riconoscenza a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e l'hanno realizzato. Costruire è una cosa bellissima. Costruire è l'opposto di demolire e distruggere. Non nascondo la mia emozione nel dare l'apertura ai lavori di questa giornata inaugurale. L'inaugurazione di questa biblioteca anticipa di poco l'arrivo della primavera, coincidenza non voluta ma significativa, con la speranza che sia di buon auspicio per il suo futuro.
tutto il complesso del Palazzo Ducale, ancor più quando saranno terminati tutti gli altri lavori di restauro, consolidamento, riattamento che sono in corso, si presta così ad essere uno splendido contenitore, situato nel centro storico del nostro paese, per eventi culturali, di costume, di promozione dell'arte, dell'artigianato, visite turistiche, a servizio di istituzioni locali, delle scuole, dell'università, per meeting, convegni, incontri scientifici, master e quant'altro. Ancora una volta la Regione Puglia si è dimostrata sensibile nei confronti del nostro comune, concedendo un importante finanziamento regionale durante l'amministrazione De Martinis e permettendo di dare inizio nel 2018 agli interventi di recupero, valorizzazione e fruizione di una porzione del complesso edilizio da adibire a biblioteca di comunità. Pertanto un mio sentito ringraziamento va alla dottoressa Silvia Pellegrini per aver creduto nella nostra idea progettuale. I lavori sono durati 4 anni e sono stati particolarmente complessi. Si è proceduto inizialmente al consolidamento statico della struttura a partire dalle fondazioni, dalle murature in elevato, dalle volte. Si è passati poi ad interventi di restauro, demolizione di strutture posticce, alla realizzazione di una nuova copertura di questi ambienti, al ripristino degli svuotamenti che c'erano nei muri, nei tagli, al restauro degli elementi decorativi, come vedremo poi nella presentazione, specialmente i portali, alla realizzazione di impianti e finiture, nonché alla fornitura di arredi e di apparecchiature informatiche a servizio dei futuri utenti. La sala nella quale oggi ci troviamo per l'inaugurazione fa parte di un complesso edilizio molto più ampio, che nella tradizione del luogo viene definito come il castello. La struttura ha subito negli anni un continuo rimaneggiamento, sia per opere di consolidamento e di ricostruzione e sia per le variegate esigenze degli utilizzatori che fino al dopoguerra hanno abitato questi luoghi. Questa imponente struttura, dopo decenni di abbandono, torna ad essere quindi il simbolo e il riferimento della comunità sammarchese, con la speranza di rappresentare nei prossimi anni un fattore fondamentale di crescita, di sviluppo economico, culturale e sociale per tutta la comunità. Veniamo un po' alla presentazione. Questa presentazione ha un titolo particolare, un sogno che diventa realtà. Non è un caso. Qualche settimana fa la docente di lettere di mio figlio ha assegnato un compito ai suoi alunni, intitolato Un sogno che diventa realtà. Lo stesso giorno mio figlio, rientrando da scuola, era entusiasta e mi ha chiesto subito del materiale relativo agli interventi di manutenzione del castello. Questo perché, avendo vissuto in prima persona un po' tutte le fasi di questo recupero, voleva fare un lavoro proprio su questo progetto. Mi disse, ricordo com'era ridotto alcuni anni fa e mi è piaciuto molto visitarlo quest'estate dopo i lavori. Voglio saperne di più e farlo conoscere anche ai miei amici e alla mia docente. Lusingato ho messo a disposizione un po' di materiale utile per la presentazione da consegnare, presentazione che ha colpito nel segno, incuriosendo sia i compagni di classe che la docente. Qualche giorno fa ho parlato a casa di questa inaugurazione e lui mi ha subito detto che non sarebbe andato a scuola per venire alla manifestazione, offrendomi però nel contempo la presentazione come spunto da proiettare. La presentazione che ha prodotto come compito non solo mi è stata utile come spunto, ma l'ho fatta mia. Quindi ringrazio anche Emanuele per questa licenza d'uso che mi ha concesso. Allora, io non, nella presentazione non voglio tediarvi sulla storia del palazzo, delle sue origini, poi avremo modo per arrivare anche a questo. Io quello che volevo farvi vedere erano le condizioni in cui si trovava tutta quanta quest'area, la stessa anche nella quale stiamo oggi seduti noi, e il corso dei lavori, com'è andato avanti. Saltiamo la storia. Allora, vedete, sono riuscito a recuperare queste due foto che sono state scattate dal ballatoio verso la finestra ogivale che sta alla nostra destra. Qui c'è una stranezza. Queste foto che mi sono state date dall'ex proprietario, dalla famiglia Ferrara, presenta, vedete, questa è la situazione reale che era forse nel dopoguerra. Infatti si vedono anche delle persone qui nel... affacciate, e questa invece era uno dei primi tentativi forse di fotorendering fatte dal fotografo creando dei merli
che non sono stati mai realizzati sopra questa struttura. Queste sono altre foto d'epoca che ci fanno vedere il terrazzo così com'era sopra alla nostra testa. Questo è il paramento del muro che affaccia sul giardino pensile, e questo invece era una veduta della scalinata che abbiamo percorso quando siamo entrati negli anni 60 più o meno, prima che lo chiudessero in questo punto, e già si vedevano i primi crolli. Oggi questa parte qui è venuta completamente giù. Quando siamo andati in regione, tutta la scalinata era stata oramai ripresa dalla natura, c'erano gli alberi, c'era tutta la demolizione di questi fabbricati, tutto il materiale di risulta che copriva completamente tutto. E infatti molti collaboratori della dottoressa erano alquanto scettici per l'entità del finanziamento, che non era enorme, che noi fossimo in grado di riuscire a tirare fuori il ragno dal buco. Questa è un'altra chicca: sono riuscito a ritrovare una foto di un caminetto che si trovava nella sala da pranzo di della parte nobile del castello, praticamente in corrispondenza dell'ascensore. Purtroppo, con un'iscrizione in latino, purtroppo quando noi siamo venuti a effettuare i primi rilievi, ma già dal 2002 col sisma, quando siamo venuti a effettuare delle constatazioni, questo caminetto non c'era più, era stato già depredato e al suo posto c'era soltanto una breccia nel muro. Quando l'impresa è entrata nel cantiere, ha trovato questa situazione. Questo era il portale della chiesa, il locale che sta sotto ai nostri piedi. Si manteneva con due puntelli metallici. Il muro dove abbiamo fatto colazione era venuto completamente giù, e qui dopo qualche giorno di attività di disbosco, questa era la situazione. C'erano tutte le piante sopra le murature che stavano spangiando un po' il tutto. Lo stesso, la scalinata d'accesso che ci portava sopra stava messa in queste condizioni, e questo è il giardino pensile che si trova alla vostra destra, dopo qualche giorno di pulizia, perché il materiale di risulta partiva da questo punto e arrivava fino a sotto le nostre finestre. Quindi avevamo perso completamente cognizione che ci fosse, dove fosse posizionata questa cisterna di cui si parlava in vari scritti. Il sottopasso da cui siamo entrati, dove abbiamo fatto il taglio del nastro, subito dopo il sisma fu puntellato, perché comunque aveva dei forti dissesti. Quindi per cercare di salvarlo avevamo questa situazione. Però, come potete vedere, dopo qualche anno queste travi non avevano più alcuna funzione statica, perché si erano completamente ammalorate. Lo stesso il portale che si trova qui, uscendo sulla destra per l'ingresso alla parte nobile del palazzo, si stava sgretolando completamente. E lo stesso è stato completamente smontato e rimontato in opera. Questi sono alcuni lavori, qualche fotografia di qualche lavoro, con la scalinata che è stata smontata completamente e ogni pietra è stata rimessa al suo posto, tutti i trattamenti fatti sulle volte, e questa struttura è la struttura che si trova sotto i nostri piedi, perché noi non stiamo poggiando i piedi sulle volte che erano già indebolite, ma bensì le poggiamo su una struttura che scarica completamente nelle fondazioni. Quindi, essendo una biblioteca con un carico più elevato, si è dovuto per forza optare per questa soluzione. Questi sono altri interventi, vedete, questa era la scalinata d'accesso quando è stata ripulita. Il portale dell'ex chiesetta è stato completamente smontato e riposto in opera, e queste sono le volte che si trovano sotto i nostri piedi, che sono state trattate con la fibra di carbonio per cercare di conservarle più a lungo negli anni. Un'altra particolarità è, man mano che si stavano facendo i lavori nella chiesetta, è venuto fuori un pezzo di pavimento originario. Con la sovrintendenza abbiamo concordato di numerare tutti i mattoni, smontarli perché questi poggiavano solo sul terreno, e li abbiamo riposizionati nello stesso punto in cui c'erano, mettendoci su un vetro per evitare che si danneggiassero quando uno ci camminava su.
Lo stesso per quanto riguarda gli impianti, abbiamo cercato di realizzarli nel modo meno invasivo possibile, preferendo dei tracciati orizzontali sotto i pavimenti e evitando completamente le tracce nei muri. Queste sono, diciamo, delle visioni, delle foto fatte col drone e qualche foto fatta di sera del giardino pensile, così come appare quando si accende l'illuminazione d'effetto. E questo è l'altro ingresso da via Inforzi. Qui all'interno della chiesetta, ecco, questa è questo tappeto di mattoni che si trovava sotto l'altare, e poi abbiamo fatto anche un'altra scoperta. Se ci fate caso, qui a fianco c'è un'altra botola con il vetro, che era del tutto nascosta. Era nascosta dai mattoni tutti rovinati della pavimentazione fatta, credo, negli anni 50, e c'era un pozzo profondo quasi 4 metri e sotto scavato nell'arenaria una specie di grotta. All'inizio pensavamo fosse una sepoltura, trattandosi di una chiesa, però non è stato rinvenuto nulla, quindi molto probabilmente poteva essere una fossa granaia. L'abbiamo ripulita e messa un'illuminazione d'effetto, poi vedremo se ci saranno altri contributi, potremo vedere come ristrutturare anche questa. Lo stesso, questa è tutta la scalinata d'accesso. In questo punto è stata smontata completamente perché c'era un albero di fico. Era nato in questo punto un albero di fico che aveva scalzato quasi tutto, impediva anche l'accesso al piano superiore. Nella chiesetta è rimasta intatta, è rimasta così come l'abbiamo trovata, questa pala d'altare che era stata già ricostruita sopra un preesistente dipinto, infatti si vedono dei colori al di sotto, però sia i vandali che qualcuno che ha trafugato, ha saccheggiato tutto, ha portato via il putto che stava da quest'altra parte, l'angioletto, ma anche un'acquasantiera che stava di lato. E noi abbiamo lasciato così come segno storico, senza toccarlo più di tanto. Queste sono delle foto prese dal video che poi andremo a vedere successivamente, viste dall'alto. Ho quasi concluso, però volevo illustrarvi un attimo il work in progress che c'è stato su questo complesso edilizio. Ogni zona campita corrisponde ad un progetto che c'è stato finanziato. Il numero 1 rappresenta la scalinata d'accesso e il sottopasso, ed è stato sempre un finanziamento regionale della Protezione Civile che ci ha permesso di ripristinare l'apertura di questa strada, che era l'unica zona di proprietà comunale, perché tutto il resto era privato. E grazie sempre a finanziamenti regionali siamo riusciti ad acquisirlo al patrimonio pubblico. Il numero 2 è il progetto di biblioteca dove noi ci troviamo. Il numero 3 è un altro finanziamento che abbiamo ottenuto, piccolo finanziamento dei giardini pensili, e abbiamo ristrutturato il giardino che si trova sulla vostra destra. La Regione ne ha finanziati solo 2, uno è stato questo di San Marco. Una cosa importante, a parte poi abbiamo altri piccoli interventi con la rigenerazione, gli altri due interventi più grossi li abbiamo avuti con il Ministero, e riguarda questa parte che è campita in rosso, qui, che si trova alle mie spalle, ed è un ampliamento, sarà un ampliamento della biblioteca, quindi saranno effettuate le coperture, i consolidamenti dei muri, e sotto le cantine verranno tutte ristrutturate, perché ci sono delle bellissime cantine con delle volte a crociera in pietra che dovranno essere recuperate. Mentre questa zona qui, dove oggi ci sono anche dei ponteggi e c'è un vuoto, ci sono solo le mura intorno, il progetto di ricostruzione che ha messo a punto l'architetto Serpenti è praticamente una ricostruzione della volumetria che c'era, mettendo in contrasto il nuovo con ciò che era vecchio, lasciando ciò che era vecchio. È stato demolito un fabbricato che si trovava in questa zona, che era stato costruito a ridosso proprio di questa torre, e che comunque esteticamente dava un impatto pessimo.
questa struttura molto probabilmente la sua destinazione d'uso vorrebbe essere quella di un albergo diffuso nella parte superiore di una sala ricevimenti nel, nel piano qui che dà accesso al, al ballatoio unico. Il piano dove ci troviamo noi, dopo ci illustrerà qualche altro relatore le, quello che si vorrà, fare, che si vorrà proporre per il territorio, noi quelli che siamo, quello che siamo riusciti a fare è ristrutturarlo, arredarlo e fornirlo di apparecchiature informatiche. Lo stesso per quanto riguarda la saletta che si trova sotto nell'ex chiesa, che la sua destinazione era, era quella di farla utilizzare più dai bambini. Io con la presentazione ho terminato, però adesso c'è una piccola chicca che dura qualche minuto. Il fotografo Massimiliano De Martinis ha voluto omaggiare la, l'amministrazione con un video fatto con il drone che ci fa capire la grandezza di tutto quanto il complesso edilizio e quello che è stato fatto e quello che è in corso e soprattutto quello che c'è ancora da fare. Bene, ringrazio grazie. Tutti. Grazie ingegner Lembo. L'ingegner Lembo con queste slide ci ha fatto vedere come è tornato a risplendere il Palazzo Ducale di San Marco alla Catola. E adesso... Scusa, volevo salutare l'amico Scivanata, che è il, diciamo, il referente della nostra, di una comunità spirituale che si trova a San Cristoforo. Ciao fratello. E a proposito, il sindaco ha... mi ha pregato di fare quest'altra raccomandazione, di non andare via perché subito dopo c'è un pranzo, un buffet, vero? C'è il buffet, sì. Vice sindaco, confermi? Dove sto vice sindaco? Quindi non andate via, anche perché noi siamo ancora a metà dell'opera qui. Max De Martinis. Bene, Max De Martinis è un videografo, si dice così, oltre che un bravo pilota di droni. Vediamo che cosa hai preparato. A te, Max. E bravo, bravo a Max De Martinis per questo video, davvero molto molto bello, complimenti. Sindaco, due parole, ma proprio due. Scusatemi, allora sembra così, così semplice la cosa, mi vedo le emozioni dell'amico Antonio, no? Ingegner Lembo, che noi questa cosa l'abbiamo voluta e diciamo con determinazione, quando ci siamo messi in gioco per realizzare questo. Io venivo a giocare qua come in Palestina, la guerra delle pietre facevamo con i miei coetanei, no? Perché questo era tutto diroccato e avevamo sempre sta... sta, diciamo, sta voglia di giocare, costruire capanne e giocare ai mucedin, perché i giochi, la PlayStation non c'era, nonostante avevo alcuni, non, ma io nonostante avevo giochi tecnologici, perché mio padre era radiotecnico, no? E con, però non ci piacevano tanto queste cose, ci piaceva più la natura, la nature. E vedere Antonio, perché abbiamo la stessa scuola di pensiero, vedere sta gioia di vedere l'inizio, perché pure noi all'inizio avevamo molte difficoltà, questa è una struttura privata, arrivare a acquisire un patrimonio pubblico oggi, Pasquale, tu lo sai, e con tutte, cari colleghi, tutte le problematiche che ci sono, nonostante noi ci hanno accattato, poi proprietari mi hanno dato i soldi a me, tutti i chiacchiere morti che si dicono in giro, no? E ringraziare la famiglia Ferrara che abbiamo... diciamo siamo riusciti a fare questa compravendita, ma soprattutto la regione che ce l'ha finanziato, proprio l'acquisto dove siamo, dove abbiamo studiato, no, bandi pubblici, né bandi nel senso siamo riusciti a interci che mi ha chiamato la notte, domani mattina immediatamente devi venire qua, allora. E sono soddisfazioni uniche, questo è un dono che l'amministrazione ed io faccio la comunità di San Marco, è uno dei tanti doni, ma questo è uno dei doni in particolare, che proprio vissuto, combattuto e diciamo ci siamo, non l'abbiamo fatto, perché se avete visto alcune opere vicino, ancora c'è qualche tetto con le tegole portoghese, perché qui non c'è stato mai un impegno. Chi ha amministrato prima ha pensato milioni e milioni di metri cubi di cemento armato, la politica... sottoterra a um, fate bene fratelli, ci vediamo chissà quando. E infatti sì, abbiamo ancora dei tetti con le marsigliese, che si usano a Marsiglia lì,
quelle saranno strutture che, se riusciremo con l'altro finanziamento, verranno abbattute e diciamo così verrà più visualizzata, avrà una visione diversa proprio tutto il Palazzo Ducale. E allora adesso è la volta del dottor Aldo Patruno, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, una regione che continua ad investire sulla risorsa umana per dare la possibilità ai ragazzi di restare in questi luoghi, dottor Patruno. Poi lei ormai è di casa sui Monti Dauni, l'ho vista a Rocchetta Sant'Antonio, a Bovino, in altri comuni dove già abbiamo inaugurato le biblioteche di comunità. A lei la parola, siamo in attesa, sì, di ascoltarla. Grazie. Grazie a tutte, grazie a tutti, buongiorno. E, pensavo una cosa, perché adesso davvero il tema delle biblioteche di comunità sta diventando incalzante, nel senso che se ne inaugura una ogni giorno. E su questo mi permetterete però di sottolineare, intanto poi chiederò che Silvia dica due parole, non so se l'ha già fatto, io sono arrivato un po' più tardi. Vorrei davvero che si avesse il senso di che cosa questa operazione ha significato, cioè noi siamo su 129 ormai luoghi di comunità in corso di elaborazione, ristrutturazione, restauro, valorizzazione, oltre il 60% è stato già realizzato, è stato attivato e utilizzato dai cittadini, dalle cittadine, dai ragazzi, dalle ragazze, dai bambini, dalle bambine, e così accadrà a San Marco da domani. In 4 anni, considerando tutti gli sfreghi necessari delle procedure, della burocrazia, eccetera, e 2 anni di Covid in cui è stato sospeso tutto, questo è un risultato che va a onore e merito di quei tanti e tante funzionari e dirigenti pubblici, amministratori e amministratrici locali, spesse volte sbeffeggiati, spesse volte finiscono sui giornali per i tanti problemi che naturalmente, di cui naturalmente bisogna farsi carico, e spesso invece questo lavoro costante porta a risultati straordinari. Io non conosco francamente un'operazione, quella che non noi, l'UNESCO ha definito una delle più grandi infrastrutturazioni culturali in Europa, forse nel mondo, realizzata in corso di realizzazione con tempi e poi, mi permetterete di dire, con una qualità tecnico-costruttiva di restauro, di risanamento conservativo, quale è quella che tutti possono vedere, non è un'affermazione di principio, non sono dichiarazioni così affidate alle parole, sono fatti. Il tema del sogno ritorna costantemente tutte le volte che noi inauguriamo le biblioteche di comunità, ma in realtà qui non stiamo parlando di un sogno, stiamo parlando, diceva uno slogan un tempo, di solida realtà, ecco, non mi ricordo chi fosse, non faremo pubblicizzazione. Solide realtà, solidissime realtà. Ora io non posso dimenticare quando con Silvia, io ero appena arrivato nel 2016, si cominciò a ragionare su come investire i fondi della programmazione 14-20, quelli che oggi abbiamo concluso come regione che ha speso praticamente tutti i fondi, siamo al 97,8% della programmazione 14-20, anche questo non è che ce lo diciamo da soli. È la Commissione Europea che ieri, avantieri, nel Comitato di Sorveglianza per la partenza del nuovo programma, si è sciorinata in congratulazioni al sistema regionale, fatto di tutti, fatto dalla Regione, delle province, dei comuni, delle associazioni, delle imprese, degli operatori sul campo, dei funzionari, delle funzionarie che hanno messo in campo tutto questo, che hanno realizzato procedure, bandito appalti, bandito gare, che hanno consentito un risultato straordinario. Ora, se ci pensate, la precedente programmazione, quella 14-20, valeva circa 7 miliardi di euro, più o meno. Questa misura delle biblioteche di comunità, che pure è così corposa quando la si dichiara, 120 milioni di euro, anzi di più, perché recuperando una serie di cose abbiamo praticamente finanziato tutti quelli che si sono candidati, rispetto ai 7 miliardi vale poco meno dell'1%. Cioè finanziariamente è un'operazione che quasi, come dire, non rileverebbe rispetto ad altri enormi interventi che in una regione come la nostra, ripeto, con un budget di 7 miliardi si sono fatti e si fanno. E tuttavia in questo caso specifico il valore non è
la dimensione finanziaria, che pure rispetto a un intervento culturale è sconfinata, perché la cultura in programmi di questo genere in generale non vale più dell'1%. Ciò che è rilevante è, se mi permettete, quello che l'ingegnere Lembo ci ha rappresentato. Tutte le volte mi capitano cose, ci capitano cose straordinarie nella presentazione e inaugurazione della biblioteca, ma che la presentazione fosse realizzata dal figlio del RUP, che, come dire, ha compreso il senso di questa operazione per la sua comunità e quindi per se stesso, è probabilmente la cosa più straordinaria che io abbia visto nella mia esperienza di dirigente pubblico ormai più che ventennale. È straordinario perché coglie esattamente il senso per il quale queste biblioteche di comunità sono state realizzate. Dicevo, quando con Silvia cominciamo a ragionare di questa cosa, c'era un'esigenza di completare una misura sulle biblioteche che pure nei tempi passati sulla programmazione 7-13 era stata fatta, perché alla regione non è sfuggito niente. Io penso che ormai il 70% del patrimonio culturale di questa regione sia stato restaurato, valorizzato, recuperato, messo in sicurezza, eccetera. Ma ci ponemmo la questione: ha senso intervenire a riparare semplicemente i tetti che pure, come dire, richiedevano di essere riparati, da cui pioveva sulle 500, ricordo, alla Magna Capitana, saluto Gabriella, Milena, nella Magna Capitana pioveva dal tetto in un'area in cui sono custodite 500 straordinariamente rilevanti per la storia del paese, non di Foggia e della Puglia. E basta che noi ci mettiamo a sistemare i tetti e le mura, ripeto, che pure era indispensabile, assolutamente no. E dicemmo che era uno degli slogan del piano strategico della cultura, non serviva investire migliaia, milioni, decine, centinaia di milioni di euro sul restauro semplicemente delle mura, se quei luoghi non fossero diventati luoghi vivi, animati e rispondenti a un bisogno del territorio in cui quei luoghi si trovano. Questo era il senso della definizione di biblioteca di comunità. Poi chiamatela visione, intuizione, fortuna, dopo quello che è accaduto nei 3 anni che abbiamo alle spalle, gli anni, ricordiamocelo tutti, del distanziamento sociale, quella formula biblioteca di comunità è risultata straordinariamente rilevante, direi determinante per la ripresa e la ripartenza del sistema Puglia, che è ripartito dalla cultura, è ripartito da questi luoghi. Oggi tutti noi abbiamo la responsabilità di ricucire quella distanza, di ricucire relazioni sociali, e noi non conosciamo, noi perché per mestiere ci occupiamo di questo, non conosciamo altra strada, altro strumento più efficace per creare socialità, per migliorare la qualità della vita delle persone, se non la cultura. Il riappropriarsi della propria storia, della propria identità, il conoscere i propri luoghi, e quindi questo è il presupposto perché non rimangano nella condizione in cui l'abbiamo visto questo castello e questo palazzo ducale. Tu puoi investire tutti i miliardi di euro che vuoi, ma se i cittadini e le cittadine, i bambini e le bambine non arrivano a comprendere quello che il figlio dell'ingegner Lembo ha colto, e che, come vedete, mi vorrei portare come strumento, diciamo, di promozione dell'idea di biblioteca di comunità, tutti quei miliardi servono a poco. Ora, mi permetterete un'ultima riflessione sul futuro, perché comprendo, e questa è una situazione che riguarda molti degli investimenti che sono stati realizzati, che occorre completare i processi. Il processo va completato secondo 2 strade. Rispetto alle quali voi siete doppiamente fortunati, perché da un lato la dottoressa Pellegrini, l'avvocato Pellegrini, che un tempo si occupava di beni culturali egregiamente ed ha concorso a realizzare tutto quello che oggi stiamo vedendo, oggi si occupa di una materia che è estremamente rilevante per la fase 2. Abbiamo discusso e ne stiamo discutendo a lungo di questo sistema degli istituti dei luoghi della cultura. Come noi oggi, lo diceva il sindaco prima e lo sottoscrivo, teniamo in piedi tutto questo? Come ne garantiamo una gestione sostenibile? Come facciamo in modo che questi luoghi così straordinariamente recuperati diventino occasione di lavoro
e buona occupazione e non emigrazione dei ragazzi pugliesi e della capitanata e dei Monti Down in particolare e delle aree interne nello specifico, che devono continuare a lavorare in questi luoghi su cui abbiamo investito tantissimo. Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Il programma che abbiamo di fatto licenziato ieri, avantieri, e sul quale da oggi si cominceranno a spendere gli altri 5 miliardi e mezzo che sono a disposizione, ci vedono tutti impegnati in questa sfida. Mi piace che il tema delle aree interne, che sta nell'obiettivo di policy, così si chiama, numero 5, cioè lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile, starà direttamente nella competenza del Dipartimento Economia, della Cultura, Turismo e Valorizzazione del Territorio. Non più come era nella vecchia programmazione nella rigenerazione urbana, cioè il Dipartimento Ambiente e Paesaggio. Perché? Perché oggi non è più soltanto un tema di rigenerazione urbana, su cui tanto lavoro è stato fatto, l'avete visto, lo vediamo tutti i giorni. Oggi il tema è la rigenerazione culturale, sociale, economica, ambientale, ecologica, ecosistemica, e potrei continuare all'infinito in queste transizioni. Questa è la sfida che abbiamo di fronte e su questo sono già pronti decine di milioni di euro per le aree interne, che non sono più una, come era un tempo, i Monti Downi, non sono più quattro, come era nella vecchia programmazione, ma sono cinque. Tutte le province pugliesi oggi hanno un'area interna. E io dico che siccome su quest'area interna, che è stata l'area pilota all'inizio dalla istituzione delle aree interne, e siccome ha rappresentato un modello straordinario dal punto di vista della capacità, per esempio, di fare sistema, perché vedere tutti quegli stemmi dei comuni riuniti insieme in questa biblioteca di comunità, vedere una cooperativa come Radici Future che si occupa della gestione di questo luogo con quel metodo cooperativo di comunità ancora e di nuovo, che hanno, come dire, modellizzato in giro per la Puglia, mi pare ci fosse anche il presidente di Lega Coop, non vedo. Sì, Carmelo Sollo, che interverrà dopo. Che saluto, perché su questo addirittura in legge di bilancio, cioè sul bilancio autonomo regionale, c'è il tema delle comunità di lettori che si incardinano dentro le cooperative di comunità, che si incardinano nel sistema PNRR Borghi, che si incardinano nelle architetture e nei paesaggi rurali e così via dicendo. Oggi la sfida è esattamente questa: partire da questo modello, investire le risorse aree interne destinate ai Monti Downi, da un lato per i completamenti, dall'altro per passare alla fase 2, cioè quella in cui oggi, anche dal punto di vista turistico, il prodotto Monti Downi possa essere cominciato a vendere nelle diverse occasioni, non soltanto fieristiche, ma dentro quella logica oggi della diversificazione del prodotto e dell'offerta pugliese, perché vi annuncio, come abbiamo detto in tutte le fiere che hanno caratterizzato questo inizio dell'anno, che la Puglia non andrà più a promuovere il brand Puglia in termini generalisti, perché non ne abbiamo più bisogno. Andrà a lavorare in termini di prodotto territoriale i Monti Downi, il Gargano, la Murgia, il Sud Salento, la Valle d'Itria, le Gravine, la Terra delle Gravine e così via dicendo, e dentro questa diversificazione territoriale, che è una ricchezza evidentemente, la diversificazione del prodotto, su cui questo territorio, l'ho sempre detto, può giocare una partita straordinaria. Vogliamo parlare di natura, sport e paesaggio? Vogliamo parlare di enogastronomia? Sono tutte le linee di prodotto su cui oggi gli spot di Puglia Promozione che comincerete a vedere in giro si articolano. Non più Puglia autentica meraviglia, venite in Puglia, we are in Puglia e così via dicendo, ma enogastronomia, bike, cicloturismo, cammini e itinerari culturali, wedding destination. Quanto questi luoghi, l'ho detto, quanto questi borghi possono essere luoghi ideali per un mercato della wedding destination in cui la Puglia occupa il 30% del mercato, perché ci si vuole sposare made in Puglia, esattamente in luoghi come questo, in castelli come questi, in borghi come questo. Ecco, una sfida grande, non difficile, perché sappiamo quello che abbiamo fatto, sappiamo i presupposti solidi su cui abbiamo costruito
e oggi possiamo fare, diciamo, quell'ulteriore integrazione sulla quale tutte le nostre forze, di nuovo, di tutte le istituzioni insieme, saranno messe a disposizione. Grazie. Bene, direttore, un'altra battaglia che dobbiamo fare insieme. In tanti paesi, tanti piccoli borghi dei Monti Dauni, non arrivano più i giornali, non c'è una libreria. Questa è un'altra battaglia che dobbiamo fare, perché è un peccato. Ci dia una mano anche lei. Bene, andiamo avanti. Adesso io volevo anche ascoltare il contributo della direttrice della biblioteca, la Magna Capitana di Foggia, la dottoressa Berardi, che è qui con noi. Prego, dottoressa. Grazie e buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo sentito tanti richiami e discussioni sul termine comunità e vorrei dire anch'io la mia, perché questo progetto che si chiama Community Library, di cui abbiamo sentito parlare, in realtà è confermato anche dalla letteratura biblioteconomica. Che cosa significa? Significa che le biblioteche pubbliche dialogano sempre con la comunità, ma questo rapporto con la comunità deve diventare sempre più fondamentale, e questa cosa è stata sancita anche dall'ultimo manifesto delle biblioteche pubbliche dell'UNESCO, pubblicato e tradotto proprio nel 2022 ad agosto, che dice testualmente che le biblioteche sono creatrici di comunità. E quindi l'intuizione che avete avuto è confermata anche poi dalla pratica e dalla letteratura specialistica, insomma. E questo cosa vuol dire ancora? Vuol dire che le comunità devono stringersi intorno alle loro biblioteche, devono chiedere servizi alle loro biblioteche e devono riempirle di contenuti e di persone, perché sempre di più il patrimonio di un istituto culturale, di una biblioteca, sono sì i libri, e lo sappiamo e lo diamo per scontato, sono i servizi, ma sono anche le persone. Le persone sono patrimonio delle biblioteche. E quindi è importante questa partecipazione, è importante che ci siano tanti altri sindaci e amministrazioni, perché è ovvio che soprattutto nei comuni più piccoli non è possibile pensare di star da soli e di non fare rete. Abbiamo sentito più volte come Regione Puglia sia a fianco di queste realtà, a fianco di queste biblioteche. Siamo anche noi come Biblioteca La Magna Capitana al vostro fianco, quando possiamo partecipare alle inaugurazioni lo facciamo sempre, penso a Bovino, penso a Casa Nuovo Monterotaro, qui c'è il sindaco, a Rocchetta Sant'Antonio e a tante altre biblioteche che in qualche modo abbiamo festeggiato. E ogni biblioteca, e lo dico qui al dottor Patruno, è diversa dall'altra, perché non esiste un modello di biblioteca. La biblioteca è una funzione, è un servizio che poi va cucita sulla comunità di riferimento, va interpretata, e quindi insomma noi saremo molto contenti di vedere come voi riuscirete ad interpretare quest'idea di biblioteca e di biblioteca di comunità. Un'altra cosa ancora, qui ne abbiamo sentito di questi finanziamenti enormi, di queste macro linee di attività e di intenzione, approfitto della presenza di tanti sindaci e amministratori qui per dirvi che nei prossimi giorni sarete invitati ad un evento di presentazione della nuova convenzione per l'adesione al sistema bibliotecario regionale, non più provinciale ma regionale, perché questa è un'altra linea di tendenza e direttrice di lavoro della nostra Regione Puglia, linea di tendenza che porterà alla creazione di un unico sistema bibliotecario regionale, per il quale abbiamo avuto i complimenti da Simonetta Buttò, che è la direttrice dell'ICCU. L'ICCU è l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico ed è il braccio armato del Ministero della Cultura sulle biblioteche, la massima autorità che ha riconosciuto come Regione Puglia sia l'unica regione che si sta muovendo non soltanto con un sostegno teorico e sulla carta, ma con un sostegno concreto alle biblioteche e alla creazione di reti. E durante questo incontro noi presenteremo questa nuova convenzione, presenteremo, ma non possiamo dire altro perché insomma è chiaro, lo faremo ed entreremo nel dettaglio in questo incontro, un sostegno alle reti tra biblioteche limitrofe e anche un sostegno alla formazione, perché vanno bene le strutture, va bene lo startup del primo anno, ma poi dobbiamo riempire di contenuti, professionalizzare le persone e sindaco, chissà mai un giorno magari anche assumerlo un bibliotecario quando ci sarà la possibilità. Bene,
andiamo avanti. Abbiamo parlato di questa biblioteca di comunità dei Monti Downi, di come è nata, di come è stata realizzata. Adesso invece dobbiamo anche ascoltare chi ci dice come verrà gestita e soprattutto quali sono le prospettive, caro sindaco. E chi meglio di Leo Palmisano, di Leonardo Palmisano, presidente della cooperativa Radici Future. Eccolo qui. Allora, intanto mi sembra, sindaco, sindaci, che è riuscito, no? Ok, e questo è importante. Siamo online. Allora, io ricordo che la prima volta che ho incontrato il sindaco ho detto che tu mi hai da portare Kutamik tu. Mo, Kutamik me. Chi è? Paolo Borometti. Perché vi dico questo? Perché c'è una dimensione territoriale, ne parlava Aldo, che diventerà il mezzo per continuare a promuovere un territorio che si rispetta, e questo è importante, e quindi dobbiamo rispettare questo posto e ciò che sta intorno, anche attraverso la relazione che ciascuno di noi può costruire o portare quando è già costruita con mondi altri che guardano davvero a una modellizzazione potenziale del sud, avendo la Puglia come riferimento, le Puglie, come io tendo a dire sempre più spesso, come riferimento. Dove questo comune, sindaco, è strategico, perché se io mi affaccio, trovo il Molise e trovo la Campania, ma non trovo delle regioni, trovo dei territori dove, sono un appassionato, diciamo, di storia antica, vivevano popolazioni che sono ancora lì sepolte e che chiedono di essere raccontate. Ed è per questo che, per esempio, Aldo, il sito della biblioteca, che sarà online tra qualche settimana, ha testi prodotti da un'archeologa. Che è presente, alza la mano, eccola, e fate un applauso, assieme a un filosofo della scienza dell'Università di Bari, con una borsa, diciamo, di studio, in quel caso pagata dall'Università di Bari, perché siamo convinti che la nostra storia antica fosse molto rispettosa dell'ambiente. E infatti il sito sarà di promozione, lo dico a tutti quanti i sindaci di tutti i comuni del territorio, ma di questo insieme, che per me, che è un punto di vista, e chiudo su questo, esterno, quindi se vogliamo più oggettivo, meno parziale, è davvero una scoperta che io non voglio paragonare, come molti mi hanno detto, ma là è bello come in Toscana, è diverso, ed è la diversità la ricchezza del nostro territorio, la diversità. Sono convintissimo, ne parlavamo prima, che questa biblioteca saprà non solo dialogare, ma contribuire al irrobustimento dell'integrazione dei sistemi bibliotecari. Ho sentito il Ministero, effettivamente è complicata l'Italia perché abbiamo un grande patrimonio di libri che va tutelato, va messo a valore, ma vogliamo anche portare i libri dove serve. Sono tanti anziani in questi comuni. Vorremmo generare un servizio di consegna a domicilio e di lettura con dei volontari. Anche presso l'RSA, vedo Antonio Cocco, cioè presso quei luoghi dove c'è un bisogno sociale, perché la cultura fa welfare, no Aldo? Dove c'è un bisogno sociale che può trovare nel libro lo strumento per ricreare aggregazioni di comunità. E poi l'esito finale è venire qui. Nei prossimi mesi qui avremo 300 bambini. Abbiamo già consegnato i testi a questi 300 bambini in tutti i comuni dei Monti Downi, quindi nei due istituti comprensivi, che stanno leggendo i testi che sono stati acquistati grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia. A turno loro incontreranno gli autori che hanno letto, e sono convinto, e chiedo davvero, che tra quei bambini c'è qualche narratore dei Monti Downi del futuro che rimarrà qui e lavorerà qui. Grazie. Bene, Silvia Pellegrini, adesso tocca a lei. Silvia Pellegrini è la dirigente del Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia. Vedo che è venuta con un'agenda. E certo, e ci dirà anche che cosa prevede questa agenda. Prego. Allora, innanzitutto consentitemi di ringraziarvi, mi sono commossa. Grazie veramente, perché mi avete manifestato un calore che solo i Monti Downi sanno manifestare. Voi sapete che io sono una cittadina di questa provincia, ne sono profondamente orgogliosa, e lo dico anche al mio direttore, adesso collega direttore, con il quale, diciamo, ci siamo confrontati allora e continuiamo a confrontarci. Il direttore Patruno nel 2016, quando è arrivato, ha creduto a questo sogno, perché allora, credetemi, è apparsa una follia
e l'assessore Capone, che va ricordata e ringraziata, e che so che ancora anche lei con grande commozione continua ad inaugurare queste biblioteche di comunità. Veramente ci è sembrata una follia, siamo stati accomunati da questo sogno, perché partire da 20 milioni di euro per un bando e arrivare a 105 milioni di euro, poi ancora estesi perché ovviamente abbiamo potuto usare le economie di gara, è stata un'operazione importante, vederla realizzata, credetemi. E oggi per me è un motivo di grande vanto e di grande felicità, perché quando poi si vede concretamente il territorio che prende forma è una cosa bellissima. Oggi abbiamo una grande opportunità. Allora, io vorrei lasciarvi solo un concetto, perché i temi sono complessi. Dobbiamo combattere le 3D, le diseguaglianze, che sono diseguaglianze territoriali e sono diseguaglianze anche delle popolazioni che vivono in questo territorio, perché la diseguaglianza si traduce in distanza. In questo momento storico di metrofilia, cioè di disparità territoriale, il device, noi dobbiamo recuperare la vita dei piccoli centri, quelli che sono ai margini, e quindi va bene la valorizzazione dei borghi, purché il borgo non diventi un feticcio, cioè quello che fa scena, che è il diverso e distante, che viene, diciamo, preso in considerazione, in carico perché è il più bisognoso, ma fa solo, diciamo, momento di folklore. Il borgo è qualcosa di più, è uno stile di vita. Ed è oggi, e voi lo sapete meglio di me perché abitate dei borghi bellissimi, e quindi borghi da cui occorre ripartire, perché appunto sono uno stile di vita e possono essere anche il rilancio rispetto a un tema, la terza D, il decremento demografico. Combattiamo e combatteremo nei prossimi 30 anni, che non sono un periodo così lungo, un problema di spopolamento che porterà al rischio di cancellazione di intere comunità. Ed è inutile che io vi dica che dopo la crescita dagli anni 50 al 2016, che ha visto la Puglia incrementare di oltre 2 milioni la propria popolazione, rischia, ma è un dato certo, irreversibile, di arrivare nel 2066, ripeto, non è un tempo lungo, è un tempo molto ridotto, ai livelli antecedenti al 50, cioè noi torneremo ad una popolazione che andrà sotto i 3 milioni di abitanti. E vi dico di più, nell'indice di popolazione anziani, che è stato stimato che la popolazione anziana rispetto ovviamente al resto della popolazione, dei 259 comuni della Puglia, 78 sono quasi tutti concentrati in questo territorio. Sono tutti ai primi posti e, salvo qualche piccolo comune del Salento, sono i comuni di questa area interna. Però, per non scoraggiarvi, perché sennò il mio discorso oggi vi lascerebbe una sensazione di gravame, vi posso dire, ma lo sapete meglio di me, che questo è il comune che potenzialmente avrà la popolazione anziana con età più elevata, perché si è stimato che andiamo verso indici oltre i 75 anni. E allora dobbiamo sfruttare quello che è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il sostegno dell'invecchiamento attivo. La Regione Puglia sostiene anche le università della terza età, che sono un altro strumento forte di creazione di quella rete e di relazioni che sono fondamentali per il rilancio del territorio. Quindi la popolazione si deve mantenere attiva e deve abitare anche questi luoghi, le biblioteche, perché possa diventare anche il segno di questa transizione intergenerazionale, gli anziani che danno il testimone dell'identità e dei valori di comunità ai più giovani. Ovviamente bisognerà anche trovare nuove forme di ingresso nelle nostre comunità, nuove popolazioni e nuovi talenti, che non sono solo quelli cittadini, ma possono venire anche da altre comunità, perché l'immigrato non è soltanto il diverso che deve venire a realizzare tutti quei lavori e mestieri che rischiano di scomparire, ma può diventare anche il momento della valorizzazione della risorsa umana, perché eccellenza del territorio, e può rendere queste comunità sempre più aperte. E diciamo, può sembrare un paradosso, ma queste aree che hanno vissuto l'integrazione, l'inclusione, la diversità, sanno che cosa significa integrare ed includere. Mi sembra che anche la disabilità qui sia stata presente e valorizzata come segno di crescita e appunto di valore. Concludo. L'agenda per il lavoro. So che qui c'è il mio amico Carmelo Rollo, che
ha avuto giustamente da farmi riflettere sul tema dei percorsi partecipati. Non è la soluzione di tutti i problemi. L'agenda è solo la trasposizione del percorso partecipato che in Regione Puglia è contenuto in una legge. Cioè per noi la partecipazione è un obbligo di legge, non è solo un diritto. Allora quel percorso bellissimo che abbiamo fatto con le biblioteche di comunità, perché Aldo ricorderai che uno degli elementi di premialità per questi progetti era i percorsi partecipativi fatti con i ragazzi, cioè noi abbiamo avuto progetti di biblioteche che erano disegnati dagli alunni delle scuole, Canosa, una biblioteca scolastica, o il Poerio, una biblioteca scolastica a Foggia, progetti disegnati dai ragazzi, il sogno che diventa realtà. Allora l'agenda del lavoro è stato semplicemente il tentativo di trasposizione di quella che io ho vissuto come un momento esaltante, la festa dei territori per dire la loro nella definizione delle politiche regionali. Questa te la consegno, Sindaco. È il tentativo di ripercorrere quel solco e di andare ancora oltre, verso un potenziamento della dignità del lavoro, dell'occupabilità e della sperimentazione della creatività anche all'interno di politiche come la formazione e il lavoro, che sono viste in maniera distante. Noi coinvolgiamo le scuole, le università, gli enti di formazione, le agenzie per il lavoro e i comuni, perché il nostro bando Punti Cardinali, che è figlio di quel percorso partecipativo e che oggi, come le community library, è partito da 1 milione di euro ed è arrivato a finanziare 17 milioni di euro di progetti che vedono come capofila le amministrazioni comunali e che hanno visto il coinvolgimento delle biblioteche. La provincia di Foggia cammina, ha il proprio progetto che cammina sulla biblioteca provinciale, sulla community library, e molti altri comuni hanno insediato i loro desk informativi del lavoro e i loro job day all'interno delle biblioteche di comunità, in modo che potessero fare ancora più leva. Allora, l'integrazione è tutto. Io ringrazio i sindaci che hanno creduto in quei bandi, che sono solo l'inizio di un percorso che dà continuità a ciò che è stato fatto, perché noi diciamo sempre: ricomincio da 3, perché da 0 sarebbe veramente sciocco. Grazie. Lega Coop, Carmelo Dollo, il presidente di Lega Coop Puglia, sui Monti Dauni lo abbiamo visto spesso per parlare di cooperative, di comunità, e qui sui Monti Dauni ce ne sono diverse che hanno iniziato a lavorare, in alcuni casi anche in maniera egregia. Oggi lei è qui per parlare di biblioteca di comunità. Che nesso ci potrebbe essere tra la biblioteca di comunità e la cooperativa di comunità? Fermo restando che per frenare lo spopolamento ci vuole il lavoro, è inutile che andiamo tanto per le lunghe, senza il lavoro la gente va via. Su questo non c'è dubbio. Intanto, vabbè, delle biblioteche hanno parlato bene il direttore Patruno, Leo Palmisano, poi ci ha messo anche il pezzo la dottoressa Pellegrini, quindi è difficile che si possa parlare di tutto questo dopo, cioè è molto difficile. Detto questo, visto che qualcuno ha parlato di sogni e quindi di programmi, di sogni, eccetera, beh, qualche volta però mi faccio un po' prendere, pure io, pur essendo abbastanza avanti con gli anni. Quando 13 anni fa abbiamo iniziato questa idea delle cooperative di comunità, dove i protagonisti sono le persone, quelli che vivono, che bisognerebbe premiare per quello che fanno, ne approfitto, Sindaco, faccio a lei i complimenti, ma mi permetta, attraverso lei, le persone che vivono questo contesto e soprattutto questa comunità, perché arrivarci è bellissimo, ma immagino che viverci poi diventa anche complesso. Quindi la biblioteca di comunità è un modo per costruire quella rete di protagonismo tra le persone. Dire che a me fa molto piacere quella dottoressa che è stata citata, credo, perché poi le energie ci sono, le competenze ci sono, il problema è avere gli spazi perché le competenze e le energie abbiano ruolo. Adesso, se no me la dimentico questa cosa, la cosa che ho sentito dal dottor Praturuna e poi anche un po' le battute della Silvio Pellegrino, perché ci stiamo vedendo troppo spesso in questi giorni, anzi non troppo, molto spesso, scusami per il troppo, con molto piacere, devo dire che queste due cose, se le metto insieme,
c'è una cosa che io ancora non ho detto a tutte e due. Io credo che sia fondamentale un percorso di welfare culturale, vero. Quindi impegno entrambi gli assessorati, così la faccio un po' più larga, a domani mattina montare uno strumento di welfare culturale, perché tutto quello che stiamo facendo oggi qui sostanzialmente è il via a una progettualità che serva sostanzialmente, che serve di fatto a costruire protagonismo e quindi dare protagonismo. Detto questo, visto che non la devo fare lunga perché me l'hanno detto, fra un po' ci sono le braciole, quindi allora io non la voglio fare lunga, però una cosa la voglio dire. Credetemi, metterli insieme, quando ho visto i comuni insomma messi insieme, io molti di quelli li conosco perché insomma per una serie di ragioni Roseto Valfortore c'è già una cooperativa di comunità, c'è una comunità energetica, Biccari, quando sono andato la prima volta e quando ne parlavo di Biccari qualcuno mi guardava per dire che cos'era, e poi siamo andati a Casal Nuovo e poi stiamo costruendo quello che è un pezzo di strategia di una visione più ampia che è inclusiva, che attenta al territorio, che valorizza il territorio, che, consentitemelo, vorrebbe ridurre questo processo di spopolamento sul territorio, perché l'unico modo per poterlo fare, l'ha detto benissimo il direttore Patruno, per cui io mi permetto, però insomma l'unico modo per poterlo fare si chiama cultura. La cosa che mi sta preoccupando, e chiudo qui, non solo, è il nuovo porro o piano regionale, perché quando io vedo che il pilastro cultura è intersettoriale e quindi non c'è più un pilastro per la cultura, lo dico anche al consigliere, io credo che sia un impegno di tutti, a iniziare dal consiglio, ai sindaci tutti, perché chapeau al lavoro che fanno i sindaci sul territorio, ma bisognerebbe anche sostenerli di più, perché tutto questo non si realizza soltanto sulla buona volontà, ma ci vuole anche un sostegno, ci vuole, come dire, la promozione. A proposito di promozione, se potete, complimenti a chi ha fatto quel video, complimenti, però se lo cominciate a far girare pure, in modo tale che non ve lo tenete voi, insomma, perché se non ve lo tenete voi, cioè, appena abbiamo la possibilità, noi lo facciamo girare sui nostri canali, questo è un modo come un altro per dire: oh, io ci sono stato da un lato, ma dall'altro andateci pure voi. Quindi di fatto noi dobbiamo costruire questo sistema, lo stiamo costruendo, io sono molto contento e soddisfatto di quello che sta accadendo, tant'è che il mio clan, il nostro clan che si chiama, che è Da Soli Non C'è Storia, io penso che ancora una volta stamattina abbia senso. L'ho fatta lunga, vi chiedo scusa, ma vi ringrazio per l'invito. Grazie Presidente, no, è stato nei tempi. Anche perché stiamo per giungere alla conclusione, mancano ancora due interventi, ad iniziare da quello di Antonio Cocco. Dottor Cocco dirige anche una struttura qui a San Marco La Catola. Sì, diciamo, prima di entrare, sarò brevissimo ovviamente, prima di tutto volevo ringraziare l'amministrazione e Leo che insomma ci hanno resi partecipi di questa festa, e questo è il primo dato. Io sono il direttore del Consorzio Oltre e noi con una delle nostre cooperative gestiamo la brecciolosa, diciamo, che avete visto prima i nostri amici che vi hanno donato dei fiori. Penso più di 10 anni fa abbiamo iniziato a ragionare, il sindaco l'ha definita la prima nave, la prima astronave, quando abbiamo iniziato il primo porto, quando abbiamo pensato di recuperare un immobile realizzato con dei fondi della 309, se non ricordo male, abbandonato, e come diciamo con una delle nostre imprese abbiamo deciso di fare questo investimento tutto privato, quindi senza finanziamenti pubblici, e oggi abbiamo una struttura che lavora. E questa è la modalità, ovviamente se ne occupa di più il direttore, che è Nino Spagnolo, che sta qua, diciamo, della struttura, è quello che sta portando avanti tutti i lavori della gestione, e la nostra modalità operativa. Questa modalità operativa, siamo partiti da forse San Marco La Catola, che è stato uno dei primi investimenti che abbiamo fatto.
Oggi possiamo dire che siamo presenti in tantissimi piccoli borghi, da Poggio Imperiale a Serra Capriola, ad Apricena, a Cerignola, a Borgo Libertà, dove gestiamo il museo di Torre Alemanna con una sempre delle nostre cooperative. La modalità è sempre la stessa, quella di entrare a far parte di una comunità, perché noi ci sentiamo parte di questa comunità, che per noi è il territorio della Regione Puglia, e poi si va, come dire, a parcellizzare in tanti comuni. Però in ogni comune dove siamo presenti facciamo parte pienamente di questa comunità. Penso che Nino nel paese lo conoscono tutti, e proprio perché entriamo a far parte e agiamo insieme alle amministrazioni e agli altri soggetti che sono presenti sul territorio, associazioni o quello che sia. Quindi siamo felicissimi di questo investimento, che concretizza quello che già facciamo un po' con Milena, con la direttrice della... Abbiamo avviato questo gruppo di lettura con i nostri ospiti, che addirittura è stato fatto online durante il Covid, è stato portato avanti, e quindi diciamo oggi avere un luogo, un ulteriore servizio è fondamentale, e quindi ben vengano servizi come questi, ma anche altri. Stiamo lavorando col GAL su alcuni progetti sempre per servizi per i disabili, sia sul comune di Candela che su quello di Orsara, dove in ogni comune cerchiamo appunto di mettere su delle politiche che sono un po' come quelle che ha fatto vedere l'ingegnere sui pezzettini dei finanziamenti, no? Quella è la modalità, mettere insieme tanti tasse, ci sono tanti bandi, tanti avvisi, tanti finanziamenti. La logica che però è alla base della nostra azione è la visione, cioè avere un disegno complessivo verso il quale tendere, perché ormai il passaggio è dal risultato all'impatto. Quando si sviluppa un progetto bisogna andare oltre il risultato e capire qual è l'impatto che quel progetto può avere su un territorio. E questa è la nostra modalità operativa, e siamo felicissimi oggi di essere qui con voi e vi ringraziamo ancora. Grazie direttore. Allora, il contributo di Giuseppe Del Grosso, ufficio garante dei diritti del minore della Regione Puglia, e poi a concludere la scrittrice premio Livatino per contro le mafie, Emma Barbaro. Dottor Del Grosso. Comunque, davvero credo che ci sia la necessità di ripartire da questi 300 ragazzi, queste 300 ragazze che coinvolgeremo in queste attività. Il piano sociale triennale regionale, tra l'altro, parla di patti di comunità. Io credo che comunità come queste siano naturalmente il luogo ideale per sperimentare l'idea del patto di comunità, almeno come l'abbiamo inteso nel piano regionale. Anche come ufficio del garante siamo disponibili a provare ad alimentare qualche piccola azione per provare poi con l'assessorato al welfare, che è competente, a modellizzare questo tipo di esperienze, e per cercare di lavorare anche sull'idea degli spazi democratici, perché poi la grande sfida è anche la rigenerazione politica, l'idea che tra qualche anno dobbiamo pensare a una comunità pronta e che può continuare su questo lavoro. Quindi noi stiamo facendo adesso un progetto di mappatura degli spazi democratici giovanili in Puglia, e magari, chissà, i laboratori di lettura, devo dire che Leo Palmisano ha fatto un lavoro, Radici Future, ha fatto un lavoro importante di ricucitura, perché poi estraendosi, guardando da fuori, abbiamo amici da Taranto che oggi sono qui, che sono nei nostri progetti, e da fuori poi si può cogliere la visione complessiva di un laboratorio, di un lavoro di laboratorio di lettura che non è solo quello, è appunto capacità di aggregare, di mettere insieme le forze, di valorizzare il patrimonio culturale del territorio. Quindi questo innanzitutto, e poi attrattività. Questo luogo sarebbe perfetto per una summer camp estiva, per un momento che sia utile ad aggregare ragazzi che vengono da altre parti d'Italia. Dal punto di vista turistico c'è anche la via Francigena che ci passa vicino, e che quindi può essere un altro luogo di attrazione, perché poi nel racconto delle storie il contesto diventa valore. Quindi noi ci siamo, ma anche al di là della presenza istituzionale qui per provare a sperimentare qualcosa, ci sediamo, l'abbiamo fatto già in passato e ci siamo. Grazie, grazie a Giuseppe Del Grosso. Abbiamo pensato, in una biblioteca di comunità, di far concludere i lavori ad una scrittrice della fama, di Emma Barbaro,
premio Livatino contro le mafie. Complimenti. Grazie. Grazie a tutti. Beh, io devo dire, e sarò felice, cioè sarò velocissima su questo, che il più grande sogno di uno scrittore è quello di entrare a far parte di un progetto bello come questo. Entrando qui sono stata felicissima di vedere le copie di Mano Mozza e sono stata felicissima di poter contribuire da questo punto di vista alla nascita di quello che secondo me è un sogno, ma che cammina su gambe concrete. È veramente veramente bello. Vi ringrazio di essere qui e grazie per avermi invitata. Grazie a tutti. Complimenti, grazie. Emma Barbaro, premio Livatino contro le mafie. Prima di andare a mangiare non so cosa, al buffet, prodotti tipici dei Monti Downi sicuramente, sindaco, una breve conclusione, tiriamo la linea. Cosa dire? Ringraziamenti li abbiamo fatti a tutti. La cosa importante che dicevamo prima è investire sulle risorse umane per il ricambio generazionale politico del territorio. Che sono tutto questo che è stato fatto e sacrificio che è stato fatto dagli amministratori, da tutti gli organi politici e parapolitici, amministratori e diciamo di leva amministrativa pubblica, non serve a niente. Scusatemi. No, per l'amor di Dio, perché non ce l'ha lasciato nessuno questa cosa qua. Quello che voglio dire. E ringrazio tutti i miei amministratori, assessore, vice sindaco, consiglieri che sono qui presenti oggi, che la qualità si vede nell'amare il proprio lavoro come amministratore. Non possiamo delegare a chi non sa la mattina cosa deve fare, un panino al bar e la birra, perché non potremo mai arrivare a questi livelli di realizzazione di opere importanti per lo sviluppo del territorio. Perché ahimè, noi abbiamo già un lavoro, tutti gli amministratori attuali non abbiamo bisogno di nient'altro, tutto quello che facciamo per i nostri figli, che i miei figli sono qui, vivono qui, noi viviamo qui, tutti, anche i colleghi tecnici e dipendenti pubblici vivono qui, e quello che abbiamo fatto in questi anni è stato importantissimo. Io posso essere orgoglioso di aver dato la possibilità di lavoro, né dato io personalmente, di aver messo in condizione di far lavorare gente, 28 unità, in vari settori di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, dove 5 di questi sono sposati, si stanno sposando, e abbiamo dato almeno un fermo alla, diciamo, all'emigrazione del nostro territorio. Purtroppo bacchette magiche non ne abbiamo, non siamo diciamo maghi. Se no starei a Telenorba a dare il due ambo sulla ruota di Suzzara e di Milano. Purtroppo questa è la realtà. Noi ci impegniamo, continueremo, anche se stiamo in scadenza di mandato, stiamo lavorando, stiamo cercando. Ma il vero appoggio, la vera determinazione è la popolazione del territorio, che deve credere nelle potenzialità della nostra terra. Perché il mio contributo, il contributo di un altro amministratore, è l'1% di quello che si dovrà fare nel futuro. Non vi voglio annoiare più, grazie a tutti, grazie se ho dimenticato qualcuno, grazie a chi ha dato la possibilità di, diciamo, vabbè, la vice sindaco ce l'abbiamo ringraziato, ma tutto lo staff che ha collaborato col vice sindaco, con il servizio civile, Red di Cittadinanza che hanno collaborato, che in questo comune il reddito lavora, perché se no, perché purtroppo il sindaco va a lavorare, devono lavorare tutti, diciamo, devono dare prestazioni di lavoro. Infatti a Conte gli dissi di farmi commissario ad ACTA per la gestione del reddito cittadino, ma senza contribuzione, basta che mi dava una jeep per girare l'Italia. Questo avevo chiesto all'ex presidente.